Cioè, io dico che il Pescara non può pensare di essere al livello del Milan o della Juventus, quindi se parliamo di questo è normale che siamo più scarsi, però io non devo sentirmi scarso a priori, quindi dire, beh, siccome sono più scarso allora è giusto che tra me e il Milan ci sono 4-5 gol e quindi è normale. Cioè, io me la devo giocare. Poi alla fine, secondo me, una partita si può perdere come ha fatto col Napoli. Il Napoli tutta qua ha fatto una grande partita, noi per un tempo abbiamo fatto una grandissima partita, forse... la più bella in assoluto come tenuta di campo, come aggressività, come grinta, come raddoppio, come tutto. Il secondo tempo, dopo 3 minuti, prendi un gol su una deviazione sfortunata, la palla va dentro. E il secondo gol, una grande giocata di Pande, per il terzo, una bomba da 30 metri. Io alzo le mani perché è una squadra che ha talmente tanti giocatori che posso inventare un gol. Io ho perso nell'unico modo in cui la mia squadra poteva perdere, cioè con delle giocate o degli episodi che non possiamo controllare. Quindi torniamo a dire sempre le stesse cose, c'è il modo di C'è modo e perdere. modo di perdere, poi no, non penso che siamo degli illusi a dire no, i valori tecnici del Pescara sono uguali a quelli dell'Inter o della Roma, noi siamo allo stesso livello, no, però se giocando contro l'Inter, contro la Roma, contro il Milan, noi facciamo una partita perfetta, loro qualcosina sbagliano e magari anche un pizzico di fortuna ci può girare dalla tua parte, fai partite assolutamente positive come sono state quelle di Torino, quelle con il Napoli, quelle con la Roma. Secondo me quello deve essere il nostro presupposto. Io in Serie A ci ho giocato con il Siena, ci ho giocato col Perugia, ci ho giocato con l'Ancona. Squadre come Pescara più scarse delle altre come valori tecnici. Però Perugia e Siena ci siamo salvati perché c'era un gruppo, c'era voglia, c'era rispetto alle grandi squadre c'era più determinazione, più convinzione, più cattiveria, perché sapevamo di poter contare sul livello tecnico inferiore, no? Il Milan può permettersi una partita un po' più blanda perché poi Balotelli si inventa il colpo, o Sharawi si inventa il gol. E noi, non avendo campioni di quel livello lì, abbiamo puntato sul collettivo, quindi bisogna fare partite cattive, maschie, grintose, di grossa tenuta atletica, temperamentali. Questo, lo sempre con franchezza, dico che le squadre più scarse a livello tecnico, no? Devono avere qualcosa di più nel gruppo, nella squadra, nella cattiveria, nell'agonismo, nella corsa, nella prestanza fisica. Perché devi sopperire il gap tecnico con altre cose? Questo per me è quello che deve avere una squadra. Secondo me, ripeto, io parlo di quando sono arrivato io. Tranne la partita di Parma, io avevo visto una squadra volenterosa che magari perdeva per delle stupidità, per l'episodio arbitrale, per delle giocate di singoli, cioè se Mauri si inventa una rovesciata o semmai un tiro da 30 metri, noi non possiamo farci niente, no? Nelle ultime due partite si vede che siamo inferiori perché non ci abbiamo messo nemmeno quegli aspetti caratteriali, quella voglia, quell'impeto che in quelle invece 5-6 partite ci avevano fatto essere squadra. Ma guarda che l'allenatore si deve sentire sempre responsabile di quello che accade in campo, no? Cioè io non sono di quelli che dicono no, la mia squadra ha sbagliato, no, io sono quelli che li metto in campo, io sono quelli che li devo motivare. Se si sbaglia qualcosa, evidentemente la colpa è soprattutto la mia. Però dico che a 3 giornate dalla fine, quando tu senti essere matematicamente retrocesso, la testa e le gambe sono pesanti, non c'è niente da fare. E quando davanti al Milan sai magari di essere inferiore, di doverti giocare così, dopo 10 minuti nemmeno, concedi con troppa facilità un calcio di rigore del genere, sì, gli altri sono pure più bravi, ma noi ce le mettiamo tutte, capito? Cioè, tu contro il Milan fai due. 4 gol, 3 li abbiamo regalati noi, no? Cioè, Milan c'ha bisogno di regali. Già di suo te la può vincere come e quando vuole la partita. Tu gli regali un calcio di rigore, ingenuo, la palla era nostra. Cioè, un giocatore nostro in possesso di palla che esce tranquillo, regala un calcio di rigore. Di cosa ci voleva lamentarcelo? Dopo Siena possiamo dire, cavolo, però non ci ha dato il rigore, cioè, era il fuorigioco, sì. Ma la trasferta, che ce ne contiamo? Cioè, siamo noi gli artefici spesso dei nostri risultati, no? Perché se tu questi errori non li fai, puoi perdere, ma perdi 2-1, perdi 1-0, perdi o pareggi 1-1, perdi sempre di misura o in maniera diversa. Questo
Quando tu sai di essere inferiore, di non avere gli stimoli che possa avere gli altri perché il Milan gioca la Champions, tu ormai non hai nulla da chiedere a questo campionato, dopo 9 minuti regali un gol ad una squadra che fino a quel momento giocava, sembrava una partita del giovedì, no? La classica amichevole di fine stagione, obiettivamente ti metti nella condizione di essere all'angolo e poi subisci, c'è poco da fare. Cioè. Perché spiegarla a un bambino è come spiegarla al tifoso. Ma me lo chiede spesso perché diciamo che allora, che domenica era allo stadio dalla sì, sera, sì, per sì, quello sì. Ecco. No, è venuto, fortunatamente si è addormentato il secondo tempo, quindi ha visto il primo. No, a parte gli scherzi. Ma no, io ho detto che il Milan è una squadra molto più forte di noi. Che ha grandi campioni, quindi è spesso difficile confrontarsi con queste squadre qua. Questa è la versione che do a un bambino e a mio figlio. Ovviamente ai ragazzi quello che ho detto che sono campioni, sono più forti di noi, ma a maggior ragione non possiamo fargli regali, dai. Diventa troppo lontana la distanza a quel punto, cioè dopo ti puoi inventare quello che vuoi, puoi cercare di spronare, di fare, di cantare, ma sono errori che non si possono commettere, ma c'è cioè, un errore del genere e non si può commettere nemmeno in prima categoria, cioè la perdi anche in prima categoria una partita così. Non è stata tanto la qualità del Milan, quanto la nostra. I nostri regali, le nostre difficoltà ad emergere, e questo è quello che come a Genova. Cioè, Genova, io non ho visto una squadra arrembante che ci ha fatto 20 palle gol, che ti ha messo lì, che voleva vincere una partita. È stata una squadra che ha fatto la sua onesta partita e spianata da troppi regali, da un atteggiamento che comunque sia, pur capendo che siamo a 3 giorni dalla fine, che c'è una retrocessione già arrivata. Ma non ci deve stare, perché ripeto, comunque sia bisogna sempre andare a testa alta fino alla fine, bisogna sempre essere squadra fino alla fine, perché le brutte figure non vanno mai fatte, mai. Ecco, malgrado le tue stimolazioni, no? A rigire della partita hai usato anche toni forti, giustamente, parole dure, però evidentemente squadra scarica dal punto di vista mentale, encefalogramma piatto. Forse non male. Ha sortito più, non hanno sortito effetto, insomma, le due parole, no. Rispetto a qualche settimana fa. No, dico che forse fin quando non c'è stata la matematica siamo restati anche a livello nervoso attaccati, no? Ad una flebile speranza. Da Genova si è vista una squadra diversa, una squadra ormai rassegnata, forse anche stanca in generale, fisicamente, mentalmente, insomma, di un periodo che nonostante noi ce lo siamo meritato, per carità, però è stato anche pesante psicologicamente, no? Vivere sempre di rincorsi, dove fa risultato ogni volta la partita dentro o fuori, pressioni, giustamente se la squadra che non vince da tantissimo tempo, e quindi un po' pesante, cioè, in questo momento ce la sentiamo addosso, è inutile negare. Adesso per dare un senso e per scrollarsi un po' di dosso questa sensazione, può essere l'ultima soluzione di dare più spazio ai ragazzi, cioè metterne qualcuno in più in campo. Addirittura ho sentito con qualche telefonata dei tifosi nel suo programma che diceva di giocare completamente con la primavera le ultime due giornate. Dice sempre qualcuno. Ma sì, no, io dico che l'ho detto già un'altra volta, secondo me bisogna essere bravi nella gestione dei ragazzi, perché buttare un ragazzo dentro, come è stato l'altra sera, in 20 minuti, 10 minuti, secondo me è un premio, no? Ad un ragazzo che magari si è allenato bene, che magari può avere una prospettiva. Però deve restare quello, cioè Di Francesco ha esordito, ha fatto bene, si è guadagnato sul campo la riconferma, e se gioca oggi non gioca per demerito degli altri, gioca per merito suo, perché secondo me oggi Di Francesco in questa rosa è un titolare. Scusa, quindi, aggiungo, non per il cognome che porta, perché qualcuno stupidamente dice anche queste cose. Assolutamente. Quindi, No, sottolinearlo. Ma io una cosa che ho ribadito sempre, anche l'ultima giornata, io non regalo niente a nessuno. Secondo me i ragazzi, alcuni per esigenza di ruolo, no? Perché per esempio Catalano è un ottimo giocatore, ma essendo un esterno e non avendo io altri esterni, è stato magari
privilegiato nel giocare rispetto a un Vittiglio, a un Modi, a un Iannascoli, a un Carcalis, ne dimentico altri, ma ad altri ragazzi che magari possono essere bravi ma in quel ruolo siano coperti e magari non hanno avuto questa possibilità. Però non si possono dare questi ragazzi allo sbaraglio, specie quando le cose vanno tutte bene, allora puoi usare qualcosina, quando le cose vanno male rischiamo di mettere i ragazzi alla mercé delle situazioni. Invece siccome c'è due partite contro due squadre forti che vanno a 2000 all'ora, non possiamo permetterci di caricare di responsabilità questi ragazzi. Quindi se ci sarà spazio, partita in corso, per carità, a me piacciono i giovani, credo che il futuro sia loro, quindi anzi chi meglio di me, quello che viene dalla primavera, può ambire a questo. Però dico che bisogna tenere degli equilibri anche per loro, perché non devono pensare che il calcio sia la serie A subito, sono già arrivati, cioè il percorso è lungo. Con parsimonia, diciamo così. Assolutamente. Quindi per la prima volta non darai la formazione. Non darò la formazione, ma non scaramanzia come uno dice. No, no, non lo darò perché ieri abbiamo fatto il defaticante e quindi chi ha giocato non l'ho visto. Ci sono due o tre che erano ovviamente un po' stanchi perché hanno giocato sia a Genova che l'altra sera, quindi volevo conto oggi le loro condizioni, però come assetto credo che non cambieremo. Cambieremo da poco. Credo poco. Scully Selic? Non lo so Selic. Vediamo un attimo. Scully non c'era passato. Scully non credo, perché l'altra sera si è bloccato, si è fatto due punture così e non credo che sia recuperabile per domani. Un'ultima cosa, tu pensi di aver, non dico bruciato, pensi che però sia svanita la possibilità di essere riconfermato per colpa anche di queste ultime prestazioni negative, non del risultato, perché il risultato non, ma di queste prestazioni un po' vuote della squadra ti abbiano potuto penalizzare, visto che 3-4 settimane fa la situazione era un po' diversa, pur non vincendo ugualmente? Guarda, non credo perché come non ero illuso prima che potessi essere io l'unico candidato a questa panchina, dico che la società mi vede lavorare tutti i giorni, sa come sono caratterialmente, sa quali possono essere i miei pregi e i miei difetti, quindi non credo che sia il risultato. È normale, vista da fuori, uno che 9 partite, 8 ne ha perse, una pareggiata, fai fatica. Però dico che dopo Roma sembrava quasi scontato, allora che io analisi superficiale quella legata ai numeri. No, ma dico che fa parte probabilmente di chi è fuori, che giustamente guarda dei dati, ma io che sono dentro non guardo quello. Io credo che la società ha la fortuna e la possibilità di vedermi tutti i giorni. Se la società è convinta che Cristian Bucchi possa essere l'allenatore giusto per ripartire con questo Pescara, io sarò orgoglioso e fiero di sedere su sta panchina. Se non sarà così, sarò stato orgoglioso e fiero di esserci stato per 11 partite e farò veramente un grandissimo bocca al lupo alla squadra, alla società e a chi verrà, perché questa è una grande panchina e va tenuta stretta, strettissimo. Se così fosse, torneresti, diciamo sempre il campo condizionale, la primavera, oppure? Io a fine campionato ti piacerebbe fare insomma un'esperienza, continuare insomma sulla falsariga della prima squadra. La cosa che a me piace è allenare, per migliorare, per crescere, uno deve dare continuità al lavoro, quindi io voglio lavorare. Non sono un ipocrita, dico no, il sogno della mia vita oggi 10 maggio è quello di allenare le giovanili. Dico che se ci dovesse essere un'esperienza diversa come questa sarei, ripeto, orgoglioso e fiero di viverla, ma se non ci dovesse essere io sarei contentissimo di allenare i ragazzi, perché mi piace che sono partito da loro, riprenderò il mio percorso. Sono un allenatore giovane, quindi cioè, non è che ho 70 anni che quindi sono insomma gli sgocci della mia carriera. Quindi credo che ci sia tempo per tutto, è normale che mi piacerebbe una sfida diversa.